Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo apparve in sogno a Giuseppe un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Ed infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato il Vangelo che possiamo definire il Vangelo dei due nomi del Signore Gesù. I due nomi sono Gesù ed Emanuele. Nomi diversi, ma vedremo che sono nomi paralleli e complementari, si completano l'un l'altro. Allora vediamo il primo nome, che è quello che è stato dato da Giuseppe al momento della circoncisione dopo 8 giorni dalla nascita del Signore. L'angelo del Signore era apparso in sogno a Giuseppe e gli aveva spiegato la maternità di Maria, sua sposa ufficiale, ma ancora, come nel rito ebreo, fidanzata, cioè ancora non convivente con Giuseppe. E l'angelo ha detto a Giuseppe che il bambino che era generato in Maria era opera dello Spirito Santo, quindi un'opera soprannaturale, un'opera miracolosa. Nessun uomo aveva messo incinto la Madonna. Era lo Spirito di Dio, era un'opera, un miracolo di Dio. Dopo aver spiegato a Giuseppe questo fatto che lui aveva constatato che Maria era incinta, senza che lui avesse mai avuto rapporti con lei, ecco che incarica, dà la consegna a Giuseppe, in quanto padre non fisico ma padre legale, discendente di Davide, padre adottivo diremmo noi, gli ha dato l'incarico, il compito di dare il nome al bambino, che spettava un compito, era del padre, e di chiamarlo Gesù. È un nome che noi usiamo oggi, ma dobbiamo capire perché è un nome ebraico. In quanto ebraico era un nome religioso, quindi nel nome, questo Gesù, c'è dentro Dio. E poi un nome assemblato, come si usa tra gli ebrei, cioè composto di due parole. Noi possiamo distinguere Ge e Su. Sono due parole. Ge, Ie, è la riduzione della parola Yahweh, che è il nome di Dio nell'Esodo, quindi Dio, Yeh, e Zu, Shua in ebraico, la riduzione, la traduzione di Salvatore. C'è la S ancora, Salvatore, Zu. Allora, questa è la traduzione della parola, del nome Gesù. In questo nome l'accento è posto su Salvatore, perché l'angelo spiega poi questo nome a Giuseppe. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Salverà, Salvatore, Dio Salvatore. E tutti sappiamo che Gesù ci ha salvato dai peccati andando lui sulla croce
invece di andare noi come rappresentanti di tutti i peccatori di tutta l'umanità, lui che era innocente, però al nostro posto è andato sulla croce, ha versato lui il suo sangue per la remissione dei peccati, quindi per la salvezza dai peccati, per il perdono di Dio. E questo dobbiamo sempre ricordarlo. Quando noi parliamo, diciamo Gesù, dobbiamo tradurre Dio Salvatore. È importante questo, che conosciamo il senso del nome di Gesù. Sottolineo e ricordo soprattutto la missione di Gesù, la missione di Lui come Messia Salvatore, una missione di salvezza dalla morte, dal male, dal peccato, di liberazione dal demonio. Potremmo dire che è sottolineata la professionalità, diciamo, messianica di Gesù. E guardate che questo è molto importante, sembrerebbe una cosa, vabbè, è un nome, no, è molto importante perché nel panorama delle religioni non esiste il Dio Salvatore. È una novità assoluta e strabiliante del cristianesimo, che Dio si è fatto uomo, ha accettato la passione e la morte in croce per salvare l'umanità, per salvare i peccatori. Naturalmente perché li ama, perché ci ama. Nelle altre religioni Dio non ha niente a che fare con i peccatori, se ne sta ben lontano dai peccatori, li giudica, li condanna, è sordo alle loro preghiere e li castiga per i loro peccati. Gesù come Dio Salvatore è unico e originale, tipico della nostra religione, della nostra fede cristiana. E allora ringraziamo Dio che è così, altrimenti saremmo stati tutti condannati dagli stessi nostri peccati qui in terra, perché il peccato fa male il peccato, dobbiamo essere consapevoli di questo, provoca ogni male il peccato, e poi saremmo stati destinati alla perdizione eterna, all'inferno. Invece così, guarendoci dai peccati, togliendoci i peccati, convertendoci e perdonando i peccati, finiamo col vivere bene in fondo, con essere giusti, buoni, generosi, col vivere in serenità, in pace. Finiamo soprattutto però dopo nella salvezza eterna del paradiso del Signore, nel suo regno. Ecco, la realizzazione di questo nome di Dio Salvatore, il compimento di questa missione di salvezza, la liberazione dal demonio, la remissione dei peccati, noi la riceviamo nella Santa Pasqua con la morte e la resurrezione di Gesù. Qual è il secondo nome? Il secondo nome è quello dato dal profeta Isaia, ricordato dall'Evangelista Matteo, che è in parallelo col primo nome. Isaia, preannunciando la Vergine, cioè la Madonna che concepisce dalla luce un figlio, dice: a lui sarà dato il nome di Emanuele, e lo spiega, che significa Dio con noi. Infatti Emma deriva da Elohim, che è il secondo nome di Dio nella Genesi, quindi Dio, nu, con, ele, noi. Emma, nu, ele, Dio con noi. È il nome che noi ricordiamo soprattutto a Natale, e pone l'accento soprattutto nella prima parola, cioè Dio, sottolinea la natura divina di Gesù, la sua personalità divina. È proprio Dio con noi. E anche per questo Dio con noi possiamo vedere una novità assoluta del cristianesimo, perché Dio delle altre religioni non è mai un Dio con gli uomini, mai. È sempre un Dio separato, assolutamente, lontano dagli uomini, diverso dagli uomini. Vive nel suo cielo, nel Nirvana, nell'Olimpo. Non scende mai a stare con questi uomini poveri e miseri, peccatori, a camminare con loro nella vita. Gesù invece è un Dio unico e originale, perché è sceso a stare con noi, a camminare con noi, a convivere con noi, si è fatto vicino a noi poveretti e bisognosi, condividendo in tutto la nostra vita tranne che nel peccato. È sceso accanto alla nostra vita, ai nostri problemi, le nostre sofferenze, le nostre difficoltà, come vero uomo restando vero Dio, e questo l'ho fatto per amore, naturalmente, come la salvezza, così anche la vicinanza di Dio è tutto frutto di amore per noi.
e per questo dobbiamo essere molto riconoscenti al Signore, dice Paolo nella seconda lettura, perché la sua venuta, la sua vicinanza ci ha reso giusti. Perché sì, siamo peccatori, ma poi Lui ci ha giustificato, cioè ci ha reso graditi a Dio, benedetti, amati, beneficati da Dio, con una sovrabbondanza di grazie, in un regno di grazie. Gesù si chiama Emanuele, Dio con noi, non tanto per farci compagnia e basta, ma soprattutto per aiutarci, illuminarci col suo Vangelo, aiutarci con i suoi miracoli, con i suoi sacramenti. Dobbiamo essere però giusti, impegnarci di essere giusti per essere poi graziati. Dio con noi, quel noi lì purtroppo si è molto ridotto, lo vediamo, siamo pochi qui. Sono molti quelli che non sono più, non si sentono più, non sentono più il Dio con noi. Però almeno in quel noi mettiamoci proprio il Dio con me, questo ci aiuterà a sentire Gesù veramente vicino, con la sua Vangelo, con la sua parola che ci illumina, ci guarisce, ci dà saggezza, ci dà forza, con i suoi sacramenti, il suo corpo, il suo sangue, il suo perdono. Se lo sentiamo Dio con me, è importante. Nel noi, purtroppo si è molto ridotto, mettiamoci profondamente, fortemente il con me, sentiamolo veramente. Non cominciamo a dire ma il Signore chissà dov'è, non mi aiuta, non c'è, e qui è su e giù, e non ci si ricordiamo che c'è un Vangelo, che c'è un sacramento, che c'è il suo corpo, qui il suo sangue, e tutti i sacramenti, il suo perdono, il suo aiuto, i suoi miracoli anche, se vogliamo, se preghiamo. Ecco, ricordiamoci anche questo. Ma ritornando però al primo nome, quello di Gesù, ricordiamoci che siamo tutti peccatori e ancora sempre dobbiamo rivolgerci a questo Dio Salvatore. Avere la coscienza di essere peccatori, di aver fatto dei peccati. È importante questo perché si è perso la coscienza del peccato. Se chiedete a qualcuno se sa i 10 comandamenti, non si ricordano neanche dei 10 comandamenti. E lì ci sono 7 comandamenti che riguardano dei peccati, 7 su 10. Allora è possibile che tu non sai cos'è un peccato, quando fai peccato, eppure non c'è più, si è persa questa coscienza e si è persa anche il senso del bisogno di essere salvati da questi peccati, di essere guariti, perdonati da questi peccati. Questo è il primo passo per ricevere la salvezza. Se Gesù è Salvatore, ma io non so neanche di che cosa mi salvo. Boh, io sto bene, sono santo io. Eppure se manca questa coscienza del peccato e di questa coscienza che abbiamo bisogno di Lui per essere salvati dal peccato. La prima lettura della Genesi ci ha ricordato che Gesù ci salva soprattutto dal peccato originale, lo chiamiamo così, ma è un peccato fondamentale o primordiale, universale. È il peccato di Adamo ed Eva, che sono i primi uomini, ma rappresentanti di tutti gli uomini. Non è un peccato lontano, chissà quanto tempo fa, no, è un peccato che si rinnova ogni volta che viene concepito un bambino, ogni volta che nasce un bambino, nasce col peccato originale sull'anima, questa macchia. No, non è una cosa così, è una cosa di oggi, continua. Se non ci fosse il battesimo, questo peccato dilagherebbe. All'inizio del battesimo almeno comincia a lavarlo via, questo peccato, dall'anima, con la macchia del peccato originale. Abbiamo sentito il racconto, è una disobbedienza dell'ordine di Dio di non mangiare i frutti di due alberi che sono simbolo delle due facoltà dell'uomo, dell'anima umana, che sono l'intelligenza e la volontà. Io capisco, io voglio, intelligenza, queste due facoltà, Dio aveva detto non mangiare di quei due alberi lì, cioè dovete essere ubbidienti, sottomesse all'altro con la maiuscola, se non posso mangiare vuol dire che non è mio, è di un altro, chi è questo altro? Con la maiuscola è Dio, con la minuscola è il mio prossimo, e quindi importante è ubbidire. E allora mangiare degli alberi senza rispettare questa alterità che sono di un altro, che è Dio il prossimo, cosa voleva dire? E voleva dire usare l'intelligenza per il proprio io,
contro Dio e contro il prossimo. Questa è la superbia, il super io, la superbia è il peccato originale. E per la volontà è affermare il proprio ego contro Dio e contro il prossimo, l'egoismo. Il peccato originale, la superbia e l'egoismo è tutte cose che facciamo tutti i giorni. Noi pecchiamo di superbia e di egoismo. Quando siamo superbi nell'intelligenza, invece che essere umili con Dio e col prossimo, in quel momento noi facciamo il peccato originale. E ci sono delle esagerazioni, degli estremismi di superbia. E sappiamo quanto male fanno questi estremismi di superbia, soprattutto quando qualcuno che comanda ce l'ha dentro questo peccato originale, in modo forte. Un giorno Padre Pio era circondato da tanti figli spirituali, un momento così di serenità, e lui a un certo punto ha chiesto: ditevi un po', come si chiama il demonio? Tutti sono rimasti, come Padre Pio chiede a noi come si chiama il demonio. Qualcuno ha detto diavolo, qualcuno ha detto Satana, Padre Pio scuoteva la testa, Belzebul, Lucifero. Ma insomma, sembrava che non era questo il nome del demonio. Serpente antico, tentatore. Sapete come si chiama il demonio? Ha detto Padre Pio. Il demonio si chiama io. Io. E aveva ragione. Io perché il peccato originale. L'io superbo. Comando io. Tutti sotto i miei piedi perché io sono sopra tutto. Sopra tutti. Il bene lo decido io, il male decido io. Che cos'è il male? Faccio io la legge che dice che questo è bene e che questo è male. Ma l'aborto non mi interessa quello che dice Dio. Io dico che l'aborto si può fare e quindi si fa. È una legge, si deve. Un esempio, eh? Io, questo io. Qualcuno ha detto io anche. Anche Hitler ha detto io, anche Stalin ha detto io. Quanti migliaia, milioni di morti hanno fatto nelle guerre? Tanto per fare un altro esempio. E questo io, questo è il demonio. Io superbo, io egoista. E poi anche quando noi ci comportiamo da egoisti nella volontà, invece che essere altruisti, buoni con Dio e il prossimo, in quel momento noi facciamo l'altro peccato originale. È unico, però con due facce. E anche qui abbiamo delle esagerazioni, degli estremi di egoismo. Tutto per me, tutto a me, tutto è mio, il mio è mio, il tuo è mio, e voglio io, è tutto, tutto mio, tutto. C'è qualcuno che ha ville, yacht, terreni, addirittura cose pazzesche. Vicino a te c'è un povero, no? Io devo avere tutte queste cose. Villa al mare, villa in montagna, lo yacht è qui e su e giù, ma insomma questo io esagerato, che terribile, superbo, che egoismo superbo. E quindi vedete un po', tutti i peccati del mondo, dal nostro piccolo peccato a quelli più grandi e catastrofici provocati dai politici, dai despoti, dai tiranni nelle guerre, sono tutti frutti velenosi e mortali di questo peccato del mondo, di questa superbia, di questo egoismo di Adamo e di Eva, sono la macchia immonda, una macchia cancerogena che ci è stata trasmessa, geneticamente parlando, da Adamo ed Eva, e sono i simboli capostipiti dell'umanità. L'unica, meno male, l'unica a non aver avuto questa macchia, questo peccato di superbia e di egoismo è la Madonna, immacolata, non maculata, non macchiata da questa terribile macchia cancerogena e sporca. Dobbiamo ringraziare Gesù che è venuto come Dio salvatore da questo peccato fondamentale e si è fatto agnello di Dio sacrificato per togliere il peccato del mondo, che è questo, che ci ha donato il sacramento del battesimo, che ci ha lavato da questa macchia, ma che dovrebbe continuare a lavarci tutti i giorni. Ci laviamo tutti i giorni, no? Così ricordiamo questo battesimo dentro di me, deve sempre lavarmi
oggi ho fatto un peccato di superbia e di egoismo, devo chiedere perdono, devo rinnovare quest'acqua del battesimo, col sangue di Cristo ci lava anche questo nella confessione e nell'Eucaristia, continua a liberarci dai peccati, da tutte le brutte, cattive, tremende conseguenze di questi peccati, che sono mali, errori, furti, ingiustizie, prepotenze, infelicità, guerre, genocidi, inganni e malattie. Allora ci risulta chiaro, ho sottolineato molto la parte negativa perché adesso si è perso il senso di questa cosa, però ci risulta chiaro che la salvezza portata da Gesù si basa sulla parte positiva, cioè sull'umiltà, sull'ubbidienza, sulla bontà, sulla generosità con Dio e col prossimo. Per stare nella salvezza e godere la salvezza dobbiamo sempre chiederci l'altra faccia. Sono umile perché ubbidisco a Dio, alla sua legge, prego, ho fede in Lui, perché tratto bene gli altri con rispetto. Sono umile, sono buono, sono generoso, sono altruista perché lavoro per le opere di Dio, mi occupo degli altri, faccio del bene al mio prossimo. Se la nostra risposta è mi sforzo, è abbastanza sì, cerco di essere umile, sì, cerco di essere generoso, altruista, buono, e allora vuol dire che siamo veramente salvati dal Signore, siamo nella salvezza del Signore, qui già sulla terra, e poi avremo la salvezza eterna dell'anima in cielo.